Abbiamo con noi il premio Nobel Sergio Arroscia, dopo aver visitato il Museo Mineralogico Campano. Professore, una domanda relativa innanzitutto alla sua scoperta. Quali prospettive apre la possibilità di poter domare un fotone? Lei è stato chiamato anche il domatore dell'invisibile. Les perspectives, c'est ce qu'on appelle l'information quantique, c'est-à-dire essayer d'utiliser le fait qu'on peut contrôler des petits systèmes quantiques, quelques atomes, quelques photons, pour fabriquer des appareils qui utiliseront les étranges lois de la physique quantique pour calculer ou pour communiquer ou pour mesurer des choses avec plus de précision. Le prospettive rientrano nel campo dell'informazione quantistica, ossia il fatto di poter controllare questi sistemi così piccoli permette di calcolare meglio le cose della vita di tutti i giorni, un calcolo migliore, una misura migliore con degli strumenti molto più precisi. Lei è stato accompagnato stamattina in questa visita al Museo Mineralogico Campano dai ragazzi del liceo scientifico Salvemini di Sorrento. Come si fa, soprattutto una materia così complessa, a divulgarla in maniera semplice per appassionare anche i ragazzi alla scienza? C'était clair? Comment vous faites pour vulgariser cette matière si complexe à des jeunes comme ceux du lycée scientifique de Salvemini, d'ici, de Vico? Une matière pour les rendre passionnés pour cette matière qui est si difficile à se faire comprendre. Effectivement, bon, la première chose, c'est d'expliquer que c'est la recherche fondamentale, la recherche qui essaye de faire comprendre la nature de la matière au niveau le plus microscopique, peut-être utile et très importante parce qu'elle permet précisément de construire des appareils qui vont être utiles dans la vie quotidienne. Les téléphones portables, les ordinateurs, le GPS qu'utilisent tous les jeunes et tout le monde sont issus de cette recherche fondamentale, sont issus de la connaissance du monde que la physique quantique nous a donnée. Il primo messaggio per i giovani è cercare di fargli capire che dalla ricerca fondamentale nascono tutti quegli strumenti di cui oggi loro non possono fare a meno, come i telefonini portatili, i computer. Tutto quello che hanno nel loro zaino viene dalla fisica quantistica. E questa è la prima cosa da fargli capire, questo legame così stretto fra la ricerca fondamentale, la comprensione dei fenomeni più complessi, per poter arrivare a questi sviluppi tecnologici che oggi ci rendono la vita più semplice. Ragazzi, nell'ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro, oggi avete avuto un'esperienza straordinaria, addirittura l'onore di accompagnare un premio Nobel e di illustrare le collezioni del Museo Mineralogico Campano. Che ricordo vi lascerà questa esperienza? Allora, naturalmente è stata un'esperienza bellissima, soprattutto grazie al Museo Mineralogico Campano. E non nascondo che eravamo tutti molto emozionati per l'arrivo del premio Nobel, però siamo contenti da quello che ne è uscito. È stata davvero una bella esperienza. Professore, che ricordo conserverà di questa giornata? Cosa le è piaciuto? Cosa le ha impressionato di più di questo museo? D'abord, le musée est extrêmement intéressant. Il y a une collection complète de minéraux, de fossiles, et j'ai été impressionné par le sérieux, la précision des étudiants, des élèves qui ont présenté cette collection, et surtout impressionné de savoir qu'ils ont passé un temps très court finalement et qu'ils ont acquis ces connaissances en un temps très court. Je trouve que ça veut dire qu'ils sont passionnés par la science en général. J'espère que certains d'entre eux iront vers la physique, qui est quelque chose de très important. Mais le point le plus essentiel, c'est d'être passionné par quelque chose. Et j'ai senti ça dans la façon dont ils exposaient les choses. Donc je leur souhaite bonne chance pour l'avenir. Le monde a besoin, dans les années qui viennent, il y a beaucoup de défis à relever dans le domaine de l'environnement, dans le domaine des énergies nouvelles. Et c'est la jeunesse, ce sont les générations qui arrivent maintenant au moment des études, qui vont être importantes pour permettre à ce monde de s'épanouir et de vivre de façon satisfaisante. Innanzitutto sono stato molto colpito dalla ricchezza di questo museo mineralogico che ho ammirato moltissimo. Poi chiaramente l'incontro con i giovani mi ha molto colpito, in particolare perché sono stati capaci di imparare, ho saputo in brevissimi tempi quello che sono riusciti a illustrarmi, e questo dimostra che sono appassionati per la scienza in generale. Spero che fra di loro ci siano anche dei futuri fisici, perché la fisica è molto importante per il progresso dell'umanità, ma la cosa più importante è mantenere questa passione, e gli auguro di riuscire nella loro carriera, in quello che sceglieranno, perché seguire la propria passione è la ricetta per vincere in questo mondo.
Premia Massimo Buscio, presidente del CNR, gli consegna il premio, sono colleghi di lavoro da tanti anni. Le motivazioni del premio sono legate al fatto che, oltre che per i suoi noti meriti scientifici che gli sono valsi appunto il Nobel per la fisica, ha una straordinaria capacità di diffondere i risultati scientifici ottenuti attraverso una serie di brillanti conferenze dal vivo e online, specialmente sui social media, in molte città e università di tutto il mondo, quindi anche un grande diffusore di conoscenza.